Mista la prima domanda di Marco Tresca, Varese News. Allo Speroni arriva la capolista Padova con la miglior difesa del campionato. Come pensa di mettere in difficoltà una squadra a punteggio pieno? Ha qualche dubbio poi sulla coppia da schierare in attacco? Contro la Juve c'è stata una buona prestazione di Stanzani e Castelli, mentre con il Piacenza la svolta è arrivata dall'entrata di Piu e Parker. Ma per quello che riguarda i giocatori a disposizione, sappiamo che tutti possono essere importanti, quindi si decide anche un po' in funzione del momento di forma e dell'avversario che si va a trovare. Quindi vedremo un po' all'ultimo, le valutazioni sugli attaccanti le deciderò all'ultimo momento. E come si affronta? Si affronta, io direi, detto ai ragazzi, con lo spirito da Pro Patria. La Pro Patria secondo me è una squadra che i ragazzi sono in grado di giocare questo tipo di partite, perché hanno consapevolezza della forza, perché parliamo di un avversario che ha una rosa, direi quasi illegale per la categoria. Però, ripeto, noi sappiamo come affrontare questi tipi di partite, sappiamo che ci sarà tanto da soffrire. Sono convinto che sapremo leggere appunto tutti i momenti della partita con questo grande valore dell'avversario. Quello che mi interessa e quello che domani è veramente importante, soprattutto ora che siamo ancora all'inizio di un percorso, è uscire con una grandissima prestazione che non faccia altro che aumentare l'autostima, la fiducia e la positività sul lavoro che stiamo facendo. È chiaro, con il desiderio, direi che domani ci va un desiderio veramente forte di poter portare a casa un risultato, perché non puoi sbagliare veramente poco domani. Luca Di Falco, il giorno, quali potranno essere le insidie da parte patavina nel caso gli ospiti ripropongano il sistema dell'albero di Natale anche domenica? È un sistema che non si incontra di frequente in categoria, come neutralizzarlo? Ma l'aspetto tattico è sempre sicuramente importante. Io ho giocato 3 anni con quel modulo lì, quindi anche un modulo che conosco, ma non penso che sia prioritario nella forza e nelle qualità che ha il Padova. Direi che la forza del Padova sta nella qualità dei giocatori e nella rosa dei giocatori a disposizione. E poi penso che hanno un fattore che possa essere determinante per loro, che hanno un allenatore umile, che conosce molto bene la categoria e che sa in Serie C che non bastano i nomi, ma i nomi devono poi fare e avere determinati atteggiamenti. E penso che, siccome lo conosco bene, Mister Pava e il suo staff possono, penso, incidere e dare e far trovare gli equilibri giusti al Padova per poter essere la protagonista del campionato. Quindi è un discorso che va oltre il modulo.